Buona vista a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo progetto qui su Yo-Kai Watch Blasters. Siamo in un nuovo extra e ragazzi, già c'ho un'aura che mi servirà tantissimo per la sfida che dovremo affrontare quest'oggi. Infatti potete vedere Gibanian S Super Saiyan che è pronto per affrontare Nerorco. Ragazzi, quindi mi raccomando, tantissimi pollici in su per supportarmi come sempre. Nel frattempo io parlo e Siri mi risponde, ma Siri non devi rispondermi. Ok, e quindi selezioniamo la missione e andiamo a selezionare la missione storia di Nerorco, l'incubo a inizio. Nerorco, l'oni più potente, si risveglia. Sconfiggilo insieme a Maestro Mew. Quindi non siamo nemmeno da soli. In più abbiamo anche l'aura adatta. Il livello consigliato è 37, siamo tutti abbondantemente sopra, tranne una yokai che abbiamo in squadra. Quindi direi che ce la possiamo comunque fare. Quindi, ragazzi, eccoci qua, infatti. Allora, ragazzi, direi che possiamo selezionare questa missione. In missione, sì. Abbiamo Laura, quindi la registrerà. E siamo pronti. Accendiamo i motori. Blasters in missione nel tempo. Ha detto che è nel passato? Sì, quindi andiamo. Chissà dove siamo, allora. Caricamento. Lo deve caricare la potenza di Nerorco. Eccolo lì! Si sta allenando per giocare a baseball. Oh mio Dio, stavo infatti per dire, ma che è un uragano? Sì. Spottato. Ciao Nerorco. Ok, non sembra essere il piacevole Nerorco di quartiere. Sembra che sia abbastanza complicato da battere, ma le sfide, quelle interessanti, ci piacciono di più. E in più, ragazzi, oggi, dato che abbiamo il Maestro Mew, abbiamo anche l'hashtag dedicato. Usa il tubo! Senti, poliziocchio, togliti di mezzo, perché... scusami, un attimo, un secondo, Nerorco. Ora arriviamo subito da te. Volevo prima prendere un pochettino di sfereoni, perché altrimenti poi, durante la battaglia, non riusciamo. Ed è un peccato lasciare tutte queste... Quindi facciamo così, scendiamo e andiamo di qua. Mi ha spottato lui, va bene. Yeah. Io dico, ma i fattacci vostri non ve li potete fare? Non è ogni volta mi vedete, dovete fare... Nerorco, aiutaci tu! Aiutaci tu, sei più forte di quello blu! Non va bene però, perché altrimenti io non posso muovermi in libertà. Ok, va bene, non le piglio tutte ovviamente, devo solamente... prenderne un paio, quelle che abbiamo qui vicino. Magari senza sbattere nelle macchine. Ci siamo quasi? Ci siamo quasi, perfetto. Nerorco. Ah vabbè, voi volete combattere un attimino qua contro questi yokai fortissimi. Perfetto. Vedremo in azione il Maestro Mew. Io lo vorrei però reclutare, se fosse possibile. Magari in futuro. Essenza splendida, va bene, dai, quello là sotto non lo vado a prendere, ve lo risparmio e andiamo direttamente da Nerorco. Nerorco, where are you? I'm looking for you. Forse non mi conviene, facciamo così, attacchiamo un pochettino lui. Yeah, vai, chiama, chiama i tuoi amici. Ah, è là sopra, ok, l'ho visto. L'ho visto, stiamo venendo a prenderti, Nerorco. Oggi non è il tuo giorno fortunato, comunque tu ti volevi allenare perché stai cercando di entrare in una squadra di baseball, ma... Eccoci qua. Subito! Ok. Va bene. Mazzata paurosa, toglietevi raga, toglietevi. Perfetto, perfetto. Grande amoroso che per una volta nella tua vita hai fatto le cose giuste, ovvero fare l'incanto prima di iniziare la lotta. Bravissimo. Bravi, bravi ragazzi, bravi guaglioni. Via! Ok. Dai ragazzi, ferro slancio, non mi farò prendere, mazzata paurosa. Shbam. Non si può battere uno yokai che non si arrende mai. Infatti noi non ci arrendiamo mai. E siamo più forti anche. No. Ah, Komasan, dove sei? Komasanino. Eccolo. Dove devo andare? Di là, va bene. Andiamocene. Veloci. Veloci. Quello nel frattempo fa mazzate paurose, fa tutto quello che vuole. Io devo togliere la bomba a Komasan. Perfetto. Togliamoci poliziocchio. Perfetto, grandi. E adesso arriva di nuovo però lui, Non pensate. Eccoli. Via. Via che fa la mazzata paurosa. Spara, spara, spara.
Ragazzi, ma se ci mettiamo qua, magari un pochettino più largo, riusciamo anche a vederlo. Eccolo lì. Dai, via. No, peccato. Va bene, però l'ho preso. L'ho preso anche io. Allora, facciamo così. Cambia. Andiamo, inseguiamolo. Si è aperta una porta, non me ne frega niente. Io devo prendere tutte quante le sue sfereoni. Non me ne importa. Via. Appena si ferma gli faccio pure l'energy max della furia zampettante. Vieni qua. No, non te ne andare subito. Fermati un attimo. Altrimenti come faccio a farti l'energy max? No, mi sa che non glielo posso fare. Nerorco. Ok. Nerorco è poco più avanti. Allora, facciamo così. Prepariamoci come sempre. Uno. Due. E via. Let's go. Andiamo. Il fatto che abbiamo pure l'aura ci aiuta tanto, eh. Infatti l'ho preparata apposta. Vi ho preparato l'episodio. Proprio mi metto lì con la ricettina. Nerorco. Ok, compare Nerorco. Dobbiamo stare attenti anche ai poliziocchi. Guardatelo con la sua mossa. Allora, facciamo così. Molto più utile fare questa mossa qui, è molto più forte. Ok, vai. Certo, non è sempre possibile farla. Dai, Komazan. Vai, Komazan. Bravissimo, anche Amoroseo, tutto quello che vuoi, come ti chiami. Vai, spara. Fa anche l'assaltoni. E spam. Sembra che tu stia nascondendo qualcosa. Cosa sta nascondendo? Fate attenzione. Dai, Neradama. Va bene, Neradama ci può stare perché è un livello un pochettino più bassino. Dai, ragazzi. Però Amoroseo, devi aiutarla. Perfetto, bravo. Per una volta sei stato bravo. Via, becca di questo. Dai che è a metà vita. Se la sta prendendo pure col maestro Mew. Dai. Ben. Ok, ci siamo. No, via. Questo fa molto male. E poi lo lascia pure andare il tornado. Ah, però. Ferro slancio, mazzata paurosa. Vai. Allora, prendiamoci Neradama. Uno schema sinistro apparso su Nerorco. Un simbolo pericoloso. Dobbiamo farci forza resistere. Non ci credo. Ha aumentato cosa? Le statistiche. E vai. Non sono riuscito a prenderlo, ovviamente. Devastoni. Usa il tubo, ho sentito. Ah, non è un assaltoni, è un devastaoni. Ok. E appena si ferma di nuovo e magari riesco a farlo, gli faccio pure l'energy max. Vediamo. Dai. Il maestro mio è messo male. È apparsa pure una sfera G. Andiamocela a prendere. C'è l'occasione. Vai. Energy max. Vai. Ce l'abbiamo fatta? Ma gli faccio pure gli energy max, anche se abbiamo finito. Tutti quanti. Ancora avevo in serbo per te un sacco di roba, mio caro Nerorco. Va bene, ce l'abbiamo fatta. È stata quindi Neradama a batterlo. Ottimo, bravissima. Brava. Grazie dell'aiuto, maestro Mew. È stato un piacere. Miao. Ok, ragazzi, dov'è apparsa la porta? Ah, qua, perfetto, non la vedevo. Bene, ce l'abbiamo fatta. Siamo stati bravi. Siamo stati veramente bravi. Complimenti. Adesso andremo a vedere Nerorco come si comporta nella sezione Grandi Mostri, il suo livello. E poi magari lo affronteremo in live insieme qualche volta. Perfetto. Ritorniamo nella base. Ok, scoperta del tesoro. Vediamo qual è il tesoro di quest'oggi. Un terzo premio, un cristallo generoso. Che però mi pare non avevo. E abbiamo un'aura. Danni inflitti ai mostri tutto osso. Appero. Va bene. Ottimo. Quindi se devo allenarmi un po' adesso affronterò tutto osso. Magari nella sua versione super, perché altrimenti è un po' troppo scarso. Allora, selezioniamo una missione. Seleziona missione, grande mostro e andiamolo a vedere. Infatti vediamo lui. Infatti è troppo scarso.
Lui è un po' troppo forte, direi che dovrò andare a affrontare Super Tuttos per allenarmi. Allora, qui abbiamo Bluetooth che abbiamo già fatto, qui abbiamo Nerorco, livello 37, nella sua versione Super a livello 72. Bello, bello tosto, bello difficile. Va bene ragazzi, allora, abbiamo fatto tutto, direi che ci possiamo salutare e darci appuntamento a un prossimo episodio. Ancora ho altri boss da farvi vedere, quindi mi raccomando, continuate a seguire questa serie, iscrivendovi al canale, attivando campanellina, adesso c'è in descrizione. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice all'insù, mi raccomando anche qua sotto con tantissimi commenti che leggo tutti. Noi ci vediamo in un prossimo video, un saluto a tutti, ciao!